Le procuratie sono imponenti edifici che avvolgono su tre lati Piazza San Marco. Qui alloggiavano i procuratori di San Marco. Negli spazi dell'ala napoleonica e di parte delle procuratie nuove si trova il Museo Correr, che propone diversi itinerari alla scoperta dell'arte e della storia di Venezia, tra i quali quello che si snoda lungo le sale imperiali del Palazzo Reale, quello dedicato ai diversi aspetti della civiltà veneziana e la splendida quadreria attualmente chiusa. Al primo piano è possibile ammirare le sale neoclassiche e la collezione canoviana, con le opere del grande scultore riportate recentemente all'originario splendore neoclassico, insieme agli apparati decorativi dell'edificio. Il museo prende il nome da Teodoro Correr, nobile veneziano, grande appassionato di arte e collezionista, che dedicò gran parte della sua vita a raccogliere opere d'arte e ogni sorta di cimeli. Dipinti, statue antiche e moderne, codici miniati, documenti, monete, medaglie, libri, gemme, cammei, disegni e molto altro. Vasta e ricca, la raccolta prese corpo tra gli ultimi anni della Repubblica Veneziana e quelli successivi delle dominazioni straniere. Le ampie sale contengono oggi una collezione che documenta i vari aspetti della storia di Venezia suddivisa per temi. Il doge, il mare, le armi, la vita quotidiana, i mestieri, le feste e i giochi. Tra le esposizioni si segnalano manoscritti e volumi a stampa databili tra il 500 e il 700, una sala dedicata all'arsenale di Venezia e una al Bucintoro, piante e mappe che raccontano lo sviluppo urbanistico di Venezia e alcune sale dedicate a Francesco Morosini, uno dei più grandi ammiragli nella storia di Venezia. Il Museo Correr è collegato al Museo Archeologico e alla Biblioteca Nazionale Marciana. Il museo archeologico fu fondato nel lontano 1523 in seguito ad una donazione del cardinale Domenico Grimani alla Repubblica di Venezia. Ospita importanti reperti originali, prevalentemente di età greco-romana, cui si aggiunge parte della collezione archeologica del Museo Correr che vanta reperti di età neolitica e del bronzo, antichità egizie e assiro-babilonesi, arte greca, etrusca e romana.
L'ala napoleonica del palazzo include alcuni ambienti che costituiscono un affascinante esempio di arte neoclassica, con allestimenti e decorazioni che guardano al gusto francese senza dimenticare le tradizioni dell'arte italiana. L'antisala, la loggia napoleonica, il salone da ballo, la sala del trono e la sala da pranzo. Sempre nell'ala napoleonica trovano posto le stanze dell'imperatrice Elisabetta d'Austria, la celebre Sissi, protagonista di numerosi film e romanzi. L'appartamento di Sisti al Museo Correr è costituito dalle 9 splendide sale in cui la sovrana austriaca risiedeva durante i suoi soggiorni a Venezia. Il salone da ballo è un ambiente sontuoso e ricco, quasi fiabesco, unico per ampiezza e raffinatezza del decoro in stile impero. I lati brevi della sala sono conclusi da logge concepite per raccogliere l'orchestra che poggiano su colonne corinzie e trasformano, insieme a due piccole absidi, la parte alta del salone in uno spazio ovale. Attraverso un imponente scalone a due rampe, riccamente decorato, si accede al vestibolo della Biblioteca Marciana. La decorazione delle pareti con nicchie, lesene e frontoni è opera di Vincenzo Scamozzi. Dal vestibolo si entra nella sala della libreria, ideata appositamente per accogliere la prestigiosa raccolta del cardinale Bessarione. Questa sala presenta un apparato iconografico eccezionale. Nel soffitto, definito il manifesto del manierismo a Venezia, sono rappresentati 21 tondi con raffigurazioni sul tema della vita attiva, ovvero sull'utilizzo concreto del sapere contenuto nella libreria. La Scuola Grande di San Marco è una delle più armoniose opere architettoniche del Rinascimento veneziano. Sorta nel 1260, oggi è sede dell'Ospedale Civile.
Al piano superiore si trovano la sala capitolare e la sala dell'albergo, con splendidi soffitti a cassettoni a finiture dorate. Alcune tele con storie di San Marco, di Giacomo Palma il Vecchio, Jacopo Palma il Giovane, Domenico Tintoretto e del Padovanino decorano le pareti. Qui ha sede il Museo di Storia della Medicina, nelle cui teche si possono osservare strumenti dell'epoca. La sala dell'albergo è sede della biblioteca storico-medica. La trecentesca basilica dei Santi Giovanni e Paolo, costruita dai frati domenicani, è uno degli edifici medievali religiosi più imponenti e importanti di Venezia. L'interno impressiona per la sua vastità e verticalità, quest'ultima conferita dalle colonne che separano le tre navate e che si erigono solenni fino alle arcate ogivali. Percorrendo le navate si è pervasi da un senso di immensità quasi trascendentale. Le imponenti strutture sono avvolte nel silenzio spirituale della basilica e le forme dei monumenti sepolcrali sono modellati nei loro chiaroscuri da una luce soffusa che filtra da grandi vetrate. Strettamente legata al destino della Repubblica, la basilica era considerata chiesa di rappresentanza della Serenissima dopo San Marco. Al suo interno sono presenti infatti almeno 150 lastre tombali e 37 monumenti funebri, dei quali 25 dedicati ai doci della Serenissima dal 200 al 700. Tra i personaggi illustri che riposano tra le mura della basilica vi sono Sebastiano Venier, vincitore della battaglia di Lepanto, e Marcantonio Bragadin, che resistette eroicamente per mesi all'assedio delle forze ottomane a Famagosta. Vi sono poi Giovanni e Gentile Bellini, due tra i più celebri artisti veneziani, e i fratelli Bandiera, patrioti e protagonisti del Risorgimento italiano. La basilica è l'unica chiesa di Venezia ad avere la più grande finestra gotica con vetrata policroma in tutta la città. È stata realizzata in vetro di Murano su cartoni di Bartolomeo Vivarini. La leggenda racconta che dopo una visione mistica il doge Jacopo Tiepolo volle erigere la basilica che donò all'ordine domenicano.
L'aumento dell'attività dei frati domenicani impose ben presto un ampliamento, ma i lavori di abbellimento durarono ancora e successivamente la chiesa fu arricchita di monumenti sepolcrali, dipinti e sculture, opera dei maggiori artisti veneziani. In età napoleonica i domenicani vennero allontanati dal loro convento, trasformato in ospedale, e la chiesa venne privata di numerose opere d'arte. Dopo vari restauri, oggi la possiamo ammirare nella sua splendida bellezza. Le gallerie dell'Accademia sono ospitate nel complesso della Carità, composto dalla Chiesa di Santa Maria della Carità, dalla Scuola Grande della Carità e dal Convento dei Canonici Lateranensi, progettato nel 1561 da Andrea Palladio. All'inizio del XVIII secolo, mentre Venezia era una fiorente comunità di artisti, i suoi pittori erano membri di una corporazione di artigiani. Quindi, a differenza di altre grandi città, non vi era alcuna accademia d'arte. La sua fondazione è avvenuta nel dicembre 1766, quando il Senato ordinò la costruzione di un'accademia di scultura, pittura e architettura civile, simile a quelle delle principali città d'Italia e d'Europa. L'Accademia è stata progettata con l'obiettivo di riunire sotto lo stesso tetto tutte le opere d'arte che erano sparse in giro per Venezia.
La collezione è aumentata nel corso del tempo grazie a donazioni private e acquisizioni, in modo tale che attualmente ha più di 800 dipinti che vanno dal 1200 fino al XVIII secolo. Qui, ospitata in 24 sale, è conservata la più importante collezione di pittura veneta, di cui fanno parte alcuni capolavori assoluti come La Tempesta di Giorgione, La Pietà di Tiziano, il ciclo delle storie di Sant'Orsola di Carpaccio dalla scuola omonima e il Convito in casa Levi del Veronese. Thank you.
Il Guggenheim di Venezia è il luogo simbolo della passione per l'arte di Peggy Guggenheim e ha sede presso Palazzo Venier de Leoni sul Canal Grande. Si tratta di un edificio dalla facciata classica la cui costruzione è rimasta incompiuta, forse per problemi finanziari della famiglia Venier oppure perché i dirimpettai corner della Ca Granda, potente famiglia che possedeva l'omonimo palazzo, temendo l'oscuramento del panorama, avevano fatto in modo che l'edificio non si realizzasse. Il museo è custode delle opere d'arte europee e americane più importanti della prima metà del Novecento. Il palazzo era la dimora privata di Peggy Guggenheim, ex moglie del celebre artista surrealista Max Ernst, grande appassionata e collezionista d'arte. La collezione Guggenheim è composta dalle opere dei più grandi artisti del tempo, da Picasso a De Chirico, da Pollock a Kandinsky. Sono visibili opere appartenenti alle diverse correnti che hanno influenzato l'arte della prima metà del XX secolo, come cubismo, futurismo, pittura metafisica, scultura d'avanguardia. Di grande interesse la collezione Gianni Mattioli, che annovera artisti del futurismo italiano come Boccioni, Sironi, Russolo, Carrà, Balla, Severini. Peggy Guggenheim nacque a New York il 26 agosto 1898. L'agiata posizione della famiglia le permise di crescere senza eccessive preoccupazioni, nonostante la precoce scomparsa del padre, morto sul Titanic. La Guggenheim svolse un ruolo determinante nella storia dell'arte del Novecento. Sosteneva che fosse suo dovere proteggere l'arte del suo tempo e a questa vocazione e alla creazione del suo museo ha dedicato gran parte della vita. Inizierà così il suo percorso a sostegno delle avanguardie, diventando un riferimento imprescindibile per tutti gli artisti del dopoguerra. L'esposizione Migrating Objects mette in luce un episodio meno conosciuto ma decisamente significativo del collezionismo di Peggy Guggenheim. Passata alla storia per aver sfidato le convenzioni come collezionista e mecenate e da sempre celebrata per la sua collezione d'arte moderna, europea e americana, nel corso degli anni 50 e 60 Peggy inizia a guardare oltre i confini dell'Europa e degli Stati Uniti, interessandosi all'arte dell'Africa, dell'Oceania e delle culture indigene delle Americhe. Aspetto assolutamente inedito di questo originale percorso espositivo è la presentazione di questi oggetti in gruppi che privilegiano i contesti originari o in alternativa in dialogo con alcuni capolavori delle avanguardie europee, in collezione di artisti che si appropriarono delle idee di tali culture extraeuropee. Questi due approcci divergenti permettono di gettare nuova luce sulle letture errate imposte dalla cultura occidentale rispetto a tali oggetti.
nei pressi del Ponte degli Scalzi troviamo la chiesa di San Simeone Piccolo e la chiesa di Santa Maria di Nazareth. Quest'ultima fu costruita a partire dal 1654 su progetto di Baldassarre Longhena per una piccola comunità di carmelitani scalzi, da cui deriva il nome. La grandiosa facciata, eretta da Giuseppe Sardi, è scandita da numerose nicchie con statue. La decorazione dell'interno fu affidata a diversi artisti, tra gli altri a Giovan Battista Tiepolo, che ne affrescò una cappella e il soffitto di quest'ultimo, distrutto da una bomba austriaca nel 1915. Concepita da Longhena a navata unica con cappelle laterali, con un profondo presbiterio rialzato introdotto da un arco trionfale, la strutturazione dell'edificio proietta immediatamente la nostra attenzione verso il magnifico altare maggiore. Un colossale baldacchino sorretto da colonne tortili accoglie e protegge il tabernacolo. Qui riposano le spoglie dell'ultimo doge della Serenissima, Ludovico Manin, deceduto nel 1802. Dopo tanti musei, decidiamo di rilassarci viaggiando sul Canal Grande a bordo di un vaporetto e mentre aspettiamo all'imbarco osserviamo alcune delle bellezze della zona. Sulla riva degli Schiavoni troviamo la Chiesa della Pietà, associata a Vivaldi perché qui egli insegnava musica ai membri del coro. Poi troviamo il grandioso monumento a Vittorio Emanuele II. Stupore e meraviglia di Venezia, d'Italia e del mondo intero. Il Canal Grande è un'immensa arteria d'acqua che disegna una S rovesciata dividendo in due la città. Questa S si prolunga per ben 3.300 metri, mantenendo una larghezza variabile tra 30 e 70 metri e una profondità di circa 5 metri. Meravigliosa via d'acqua dal pavimento ondeggiante, ora limpido e sereno, ora spumeggiante, ora cupo, a seconda dell'umore del cielo e delle stagioni. Il Canal Grande si impone a chi lo percorre con la sua spettacolare corona di meravigliosi palazzi di ogni epoca e stile. Ora sfuggono come macchie di colore, ora si impongono nella loro massiccia monumentalità architettonica. Ma non sono solo i palazzi a rapire l'attenzione del visitatore più distratto. Umili casette, campielli, la penombra di un rio, un giardinetto rubato all'acqua, un portone annerito e corroso, al punto che non è difficile capire l'ammirazione che questa acqua ha suscitato nei secoli in poeti, musicisti, pittori, da Byron a Foscolo, da Canaletto a Canova, a Wagner, i quali in gran parte ebbero dimora sulle sue rive per periodi più o meno lunghi della loro vita.